Grand Hotel Euler, Lea Stöcklin, come posso aiutarla? Sono Lea Stöcklin e lavoro come impiegata in comunicazione alberghiera in un classico hotel di città. La reception è una delle mie postazioni di lavoro. Si tratta del punto nevralgico di un hotel. Rispondiamo al telefono, riceviamo le prenotazioni, accogliamo gli ospiti, sbrighiamo tutte le formalità del check-in, diamo informazioni sulle prestazioni offerte dall'hotel o sui punti di interesse turistico della città. Ecco, grazie mille. Ora vi accompagno in camera e vi faccio conoscere meglio il nostro hotel. Di solito offriamo ai nuovi arrivati una breve visita guidata dell'hotel e presentiamo loro la camera. Questo è il nostro bar, è aperto tutto il giorno. E questa è la nostra sala viennese. A breve sarà pronta per il vostro evento di domani sera. Cordialità, capacità di comunicazione, conoscenza delle lingue straniere e savoir-faire sono solo alcune delle competenze necessarie per svolgere il mio lavoro. Eccoci arrivati alla vostra stanza. Vi lascio volentieri la carta d'accesso. Perfetto. Vi auguro ancora buona permanenza presso il nostro hotel e buona giornata. Dalla reception passano molte informazioni, dati e notizie che riguardano tutti i settori dell'hotel. È il punto centrale di informazione. Per poter elaborare e trasmettere correttamente tutte le informazioni, devo conoscere bene ogni settore dell'hotel. Guarda un po', l'ospite della 208 mi ha chiesto se possiamo stirargli la camicia. Gli serve tra un paio d'ore. Sembra che sia caduto nel veno. Pensi che ce la facciamo? Sì, sì, certo. Grazie mille, Bea. Buona giornata, ciao. Sono molto versatile. Posso lavorare o dare una mano in quasi tutti i settori dell'albergo. Ad esempio per l'economia domestica, per le pulizie o per preparare le stanze degli ospiti. Do una mano in cucina, soprattutto per i piatti freddi. Oppure sono impiegata nel servizio, come ora per il pranzo. Eccomi, ha già potuto scegliere. Prendo il vitello tonnato, molto volentieri, e pane senza glutine. Ok, chiedo in cucina di prepararle del pane senza glutine. Come antipasto, preferisci uno smoothie alla fragola e rabarbaro o un'insalata? Preferirei uno smoothie. Perfetto, glielo porto volentieri, grazie. Proprio le diverse possibilità di impiego mi hanno spinto a scegliere questa professione ed è ciò che continua ad affascinarmi. Grazie, buon appetito. Oltre alle varie attività a diretto contatto con gli ospiti, ci sono anche altri compiti che devo svolgere dietro le quinte, ad esempio in ufficio. Si tratta soprattutto di pratiche amministrative, come inviare email di conferma, verificare fatture o redigere piani di impiego. Ah, mi è venuto in mente che dovremmo anche caricare le nuove foto su TripAdvisor. Ne abbiamo ricevute due nuove. Poi ci sono le attività di marketing. Nel nostro settore, le piattaforme di prenotazione e valutazione su internet o sui social media hanno un peso molto importante. Dobbiamo aggiornarle continuamente e gestirle nel modo giusto. Per fare questo, non basta saper usare il computer. Bisogna anche avere ottime conoscenze in almeno due lingue straniere. Hello, good morning. Hello. Good morning. I would like to go to the Baylor Foundation Museum. Okay, that's quite easy. We are here at the main train station. Per molti clienti, noi siamo il primo punto di riferimento. Vengono da noi con domande e richieste sul loro soggiorno in hotel, vogliono verificare questioni organizzative come trasporti o voli, oppure informazioni su eventi o attrazioni turistiche.
e di solito sono contenti se siamo noi a occuparci subito di tutte le prenotazioni. Ok, and then we'd like to check out 207. 207, yes, of course. Sono convinta che un check-out veloce, un sorriso e un arrivederci personale e cordiale abbiano un effetto duraturo e facciano piacere agli ospiti. E cosa c'è di più bello che vedere gli ospiti tornare volentieri nel nostro hotel?